Ilaria Di Stefano, parliamo di questa giornata di oggi. Allora, il progetto Donne in Arte è stato un'attività voluta e creata dal Rotaract Termini Imerese e dalla sezione Fidapa Young di Termini Imerese, dove abbiamo voluto mettere in risalto la figura della donna e le sue potenzialità a livello artistico, quindi affrontare e approcciarsi all'arte a 360 gradi, e infatti vediamo che sono presenti sia pittura su tela, pittura su stoffa e diverse altre forme veramente di arte che sono assolutamente apprezzabili per le donne termitane e non solo. E quindi l'obiettivo era proprio quello di mettere in risalto la donna a Termini Imerese e anche mettere in risalto quello che era il centro storico di Termini Imerese. Hanno aderito all'iniziativa diverse donne, soprattutto termitane, ma anche del comprensorio sia di San Nicola ma anche di Caccamo. E devo dire che come prima iniziativa siamo state veramente contente del successo e del risultato che stiamo riscontrando, proprio perché sia da parte della collettività che da parte delle donne stesse effettivamente c'è stato un riscontro positivo, e quindi di questo possiamo essere soltanto orgogliose. Certo, essendo la prima volta che sia il Rotaract di Termini Imerese ma che anche l'altra associazione con cui abbiamo collaborato, ovviamente essendo la prima attività ci sono state delle difficoltà iniziali, però siamo sicuramente molto propense e fiduciose per il prossimo anno affinché questo tipo di attività possa essere ampliata e aperta ad altre artigiane. Allora, come si sa, il Rotaract e il Rotary è un'associazione che promuove il service più che le attività culturali come questa, che è un'attività assolutamente puramente culturale. E ancora il prossimo anno è tutto da scoprire, in quanto ci sarà il passaggio di campana e quindi i progetti ancora sono tutti nuovi e tutti da scoprire, appunto. Buongiorno, io praticamente sono la rappresentante Young della Fidapa di Termini Imerese, un gruppo che è sorto da 2 anni circa, siamo ancora poche, ci auguriamo presto di crescere sempre di più e che collaboriamo appunto insieme alla Fidapa per organizzare insomma tanti eventi mettendo in risalto ecco la figura femminile. Quest'anno questa è la prima manifestazione che noi stiamo organizzando insieme ai Rotaract di Termini Imerese, è riuscito abbastanza bene la manifestazione e ci auguriamo presto di portare avanti anche tante altre iniziative per mettere in risalto insomma il territorio termitano, perché ci crediamo e quindi siamo pronte a metterci in gioco. Si mettono insieme la Fidapa Young e il Rotaract e danno lustro ad uno scorcio di Termini, davvero con un po' di sapori locali, un po' di artigianato fatto da alcune brave donne di Sicilia e in ultimo anche delle opere d'arte che messe tutte una accanto all'altro fanno di questa via un vero e proprio mercato di qualità. Allora, la Fidapa da circa 2 anni ha introdotto un nuovo gruppo all'interno delle socie, sono le Young. Le Young che sono delle ragazze che vanno dai 18 ai 35 anni. Quest'anno sono veramente felice, anche se il gruppetto è piccolino, però Emilia Quattrocchi, che è la rappresentante e fa parte del direttivo, ha avuto questa bella idea di portare avanti questa iniziativa insieme a Rotaract, iniziativa che vedo sta avendo un'ottima riuscita e sono veramente felice. Spero che questo gruppo Young si incrementi ancora di più e che porti linfa nuova per la Fidapa.